Allora, mister, prima giornata di campionato, si parte bene, una bella vittoria, avete tenuto bene il campo, anche dal punto di vista fisico, la squadra ha retto, ha tenuto, comunque il campo è molto lungo e largo rispetto anche agli standard degli altri campi. Ecco, la prima domanda è questa, fisicamente la squadra come sta? Allora, fisicamente la squadra sta bene, abbiamo lavorato molto in queste prime 3 settimane. E quindi atleticamente stanno benissimo. Bisogna lavorare tanto ancora sulla parte tattica, perché lavorare a zona ci vogliono molti automatismi, quindi bisogna ancora lavorare tantissimo, però fortunatamente oggi è andata bene, abbiamo preso praticamente il primo gol su una palla inattiva, l'altro su una grossa distrazione nostra, ma poi per il resto praticamente siamo stati indenni. Dopo il primo gol infatti c'è stato praticamente solo Cesinali in campo, si è vista per gran parte la partita non sulla squadra. E sulla panchina diceva ai suoi ragazzi: la zona va, aspettiamo, aspettiamo, temporeggiamo, la zona va. Era soddisfatto del comportamento dei suoi? Sì, anche se voglio dire, poi facendo alcuni cambi c'è ancora un po' da lavorare anche per il discorso di questa regola degli under, quindi oggi purtroppo avendo un under in meno ho dovuto pensare molto sui cambi e quindi cercare di mettere sempre una squadra equilibrata, perché avendo soltanto 2 cambi quindi bisognava assolutamente gestire i minuti. Il vostro obiettivo dove potete arrivare? Sempre quello di fare calcio a 5 e divertirci. Secondo lei, per quanto riguarda anche le altre squadre, quale vede magari un più favorita, meno favorita anche per la vittoria del campionato, per zona play-out, play-off, salvezza? Io, come ho detto all'inizio, quest'anno fortunatamente, sottolineo, non ci sono squadre cenerentole. Vedendo gli organici sono tutte squadre molto attrezzate, abbiamo visto anche oggi, voglio dire, è stata una partita comunque equilibrata. E quindi se non si aspettano le prime 5-6 partite per capire quali possono essere i pesi, si fa fatica. Sicuramente qualsiasi squadra non va su campi a prendersi punti facili. Prima giornata di campionato, quali impressioni ha avuto dalla sua squadra? Penso positive, comunque la squadra ha retto bene, ha tenuto bene il campo, fisicamente sta bene. Quali sono le sue impressioni? Sì, i ragazzi stanno attuando un modulo nuovo di gioco e tutto sta mentre non entrano negli schemi del mister. Comunque in fase difensiva mi sono sembrati già compatti e poi va bene così per adesso. Ecco, è una squadra completa per cosa? Per puntare a qualcosa di qualche posizione di alta classifica? È stata costruita per essere nei primi 4 posti, poi quello che verrà vediamo. Ecco, cosa non le è piaciuto oggi? C'è qualcosa che non le è piaciuto nella prestazione, seppur brillante, della sua squadra? Posso dire che è andata bene come è andata, perché comunque è la prima volta che giocavano su questo manto e va bene così. Beh, mentre non entrano nei ritmi loro, perché ci sono giocatori che hanno un ritmo più elevato. Ecco, appunto il fattore campo con questo manto comunque di erba sintetica molto lungo e molto largo rispetto anche ad altri campi può essere l'arma in più proprio del Cesinale, il fattore campo, le partite in casa? Sì, per i nostri laterali sicuramente un'arma in più. Allora, avete esordito con una sconfitta, effettivamente a tratti avete sofferto un po' gli avversari, forse avete sofferto il campo lungo e largo. Cosa è andato storto oggi, oltre al risultato ovviamente? Tante cose, c'è molto da lavorare. La prima cosa è sull'aspetto caratteriale della squadra. Siamo andati in vantaggio, fino al 26esimo eravamo in vantaggio più o meno, abbiamo preso 2 gol in un minuto, poi abbiamo preso gol fotocopia, con l'uomo che ci veniva a puntare non davamo copertura. Tutte cose delle quali avevamo parlato in settimane, quindi fa rabbia, no? Quando queste cose non vanno bene. E niente, poi loro bravi a sfruttare quello che hanno ricreato, noi alla fine abbiamo gestito male proprio la partita, proprio dal punto di vista caratteriale, né atletico né fisico né proprio mentale, diciamo. Invece a livello fisico come state dopo la preparazione? Ecco, che risposte ha avuto alla preparazione? Forse qualcuno un po' a corto di ossigeno alla fine della partita? Sarà che il campo, ecco, è più lungo e più largo rispetto ad altri? Allora, il campo è proprio delle nostre stesse dimensioni, cambia il tipo di superficie, quindi non è quello il problema. Il problema è che quando fai una partita a tratti molto intensa, intendo che ci sono stati diversi ribaltamenti di fronte continui, quindi fai 40 metri, 40 metri, 40 metri, 40 metri, poi è normale che esce la lingua da fuori, no? E quello che, ripeto, quello che dal punto di vista proprio personale non mi aspettavo era il comportamento proprio mentale, caratteriale, il crollo che hanno avuto i ragazzi mentalmente e caratterialmente.
Ecco, su questo dovrà lavorare ovviamente in settimana. Per quanto riguarda il campionato, i vostri obiettivi, dove potete arrivare? No, ma io l'ho detto dall'inizio, è una società neocostituita, una società che punta ad ottenere una